Infreddoliti, assonnati, affamati, tutto sono meno che rassegnati. La disperazione porta questo gruppo di afghani e pakistani a proseguire per il quinto giorno di fila al loro presidio di fronte alla questura di Treviso nell'area Appiani. Erano 19 fino a qualche ora prima. La Caritas ha trovato sistemazione per 6 di loro. 3 sono finite a pronto soccorso per malori di vario genere, ma facilmente attribuibili alla continua esposizione al freddo e agli stenti. Dalle frontiere di Gorizia e Trieste gli arrivi di profughi respinti sono a ciclo continuo. Questo gruppo arriva invece da Milano, ma condivide con le altre migliaia di migranti che chiedono accoglienza per fuggire dalla guerra la richiesta di essere accolti. Per 5 notti hanno dormito all'aperto nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso prima e poi si sono presentati davanti all'ingresso dell'ufficio immigrazione della questura di Treviso. Hanno sistemato i cartoni e le coperte per ripararsela bene e meglio dal freddo. Hanno quindi risposto alla convocazione per le procedure di identificazione e di richiesta d'asilo. La Croce Rossa ha portato a più riprese pasti e coperte, mentre prefettura e comune si sono attivati per provare a collocarli tutti e 19 senza successo. E intanto gli arrivi in città sono continui.